qui in Molise, dottor Bertolaso, qualcuno ipotizza lei come commissario ad acta alla sanità. Lei sa sicuramente che il Molise è una delle regioni in rientro dal deficit, e dunque il suo nome circola, qualcuno lo ha proposto in questo periodo. Che cosa si sente di rispondere? Beh, mi fa piacere perché se il mio nome circola significa che qualcuno in Molise lo ha sollevato e questo è un segno di affetto e di stima che ovviamente è assolutamente reciproco. Dico che in questo periodo mi tirano un po' tutti per la giacchetta perché avete visto che anche in Calabria sembrava che ci potesse essere solamente un commissario ad acta come Bertolaso. Poi sto lavorando in Umbria per la lotta al Covid. Ho visto che oggi l'ospedale che ho costruito a Civitanova di fatto è pieno al 70% purtroppo. E l'ospedale di Milano, quello famoso della Fiera, oggetto di tante critiche, anche quello purtroppo sta funzionando a pieno ritmo. Quindi significa che evidentemente qualche cosa di buono riesco ancora a farlo e questo è un buon segno per me e per chi mi vuole bene, che mi stima, ma non sono io che devo essere nominato, è il governo che nomina il commissario e non mi sembra che questo governo mi voglia tanto bene o abbia tanto stima nei miei confronti, mi pare che facciano altre scelte. Lei accetterebbe nel caso le arrivasse questo tipo di richiesta per il Molise? No, io lo sapete benissimo che io per il Molise farei questo e anche altro, come è successo in passato. Quindi una mano la darei senz'altro, ma non è necessario essere nominato commissario per dare una mano, dare così assistenza, dare consigli. Questo lo faccio sempre volentieri, se qualcuno mi cerca sono sempre a disposizione.